Salve a tutti ragazzi, questo qui Perla e ben ritornati con il secondo episodio di Pokémon Super Mystery Dungeon. Sì, io sto utilizzando metodi alternativi per poter tenere la videocamera su, infatti potete vedere un mini block notice e Splatoon. Continuiamo con l'avventura che eravamo con Nuzleaf, che stavamo scappando dai LGM, come si chiamano. Ora che ci penso, senti un po', quei Pokémon non ci hanno attaccato all'improvviso, se non sbaglio, si chiamano Se vuoi sapere perché ce l'hanno con te, non è che hai combinato qualche marachella? Sei solo un bambino, ma i pestici li combini proprio grossi. E ora hai coinvolto anche me. Bambino? Quindi questo mondo ha l'aspetto di un bambino? A questo penserò più tardi, è meglio spiegare come stanno le cose. Cosa? Non sai perché ti inseguono? Hai pure perso la memoria? Ok, almeno ti ricordo di chiamarti Teo. E allora, e quindi non saresti nemmeno un Pokémon, ma un essere umano. E non ricordi altro? Un momento, hai detto che sei un essere umano? Blip, blip, blip. Oh no, ci hanno ritrovati! Cos'è stato? Quella luce lampeggiante... Le luci di Behem, ci hanno trovato! Scusate che non so veramente dire il loro nome, sembra un... uno scioglilingua. Comunque, eccoci nel bosco rigoglioso. Primo piano. First floor. Qui bisogna sbrigarsi, sennò ci raggiungono, ma noi... Ma nei dungeon non bisogna farsi prendere il panico, perché poi è peggio. Allora, ascolta bene, ci sono un paio di cosine che devi sapere sui dungeon. Se ti muovi, tu, si muovono anche i nemici. Se attacchi, anche i nemici attaccano, logico, no? Se non mi muovo, bla 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 bla. Ok, non ci scorderemo queste cose, grazie per averci insegnato. Niente panico. Quando il nemico è un passo a te, sferra un colpo vuoto, aspetta che si avvicini. Quando sarà abbastanza vicino, attaccalo subito, capito? Sta a vedere. Ah, ma è un Seviper, non riuscivo a capire che cavolo fosse quel Pokémon. Magari abbasso leggermente così non do fastidio con l'audio del 3DS più la mia voce. Ok, adesso ci insegnerà come fare. Sferiamo un colpo a vuoto e dopodiché mandiamo capo al nemico. Vediamo cosa posso utilizzare. Posso utilizzare o gelodenti o pistola. Come penso utilizzare o gelodenti, che penso che sia la... Dai, vabbè, dai. Allora, penso che utilizzerò gelodenti perché è quella che voglio allenare, dato che comunque è un'ottima mossa, e di mosse tipo acqua intanto ne imparerò sicuramente a frotte più avanti. Cosa è successo? Ah, niente, correva. Oh, liscio come l'olio. Come vedi però in questo momento ci sono io in mezzo e non puoi andare avanti. Quando un alleato sta davanti, spingilo. Oh, perfetto. Ma è ritornata la pancia! Grandissima! Dunque, questa sala ha due strade, una che va su e l'altra che va giù. Il mio sesto senso... sesto nuzzoli senso mi dice che le scale sono su. E allora andiamo su, non stiamo qui a sprecare tempo. Ma sei un demente. Meno male che avevi un sesto senso, chissà se non ce l'avevi. Si stava sicuramente meglio. Vabbè, dai. Su. Ah, ok. Dobbiamo tenere premuto B. E così per cambiare l'alleato. Altrimenti possiamo spostarlo. E hanno aggiunto questa piccola cosa che secondo me... Secondo me è un pochettino inutile, scusate. Comunque proseguiamo nel bosco rigoglioso nel secondo piano. Ma sinceramente a me, per me non ha senso. Non vorrei sbagliarmi, ma forse abbiamo seminato i Behaim. Proviamo così, Behaim. Continuiamo così, tu avanti e io butto un occhio dietro di noi. Se hai visti Behaim, lasciaci un urlo. Ok, allora, noi cominciamo ad andare avanti e lui sta dietro. Se mangio una mela grande, la pancia si riempirà. E sono ritornate le mie carissime mele, quanto mi siete mancate. Ok, allora, questa è una baccarancia utilissima. Qua siamo in due che possiamo attaccarlo, quindi attacchiamo. Ma perché il mio attacco deve già fallire tutte le volte? Dio bono. Ok, tengo premuto e lo sposto, perché altrimenti non ci fa andare avanti. Io tecnicamente potrei passare anche sull'acqua, essendo Totodile. Comunque, ecco un Elisir Max. Lo prendiamo su... No, non è un Elisir, non un Elisir Max, scusate. Questo che cos'è? È un cottone, ok. Questo era il mio stomaco, perché ho fame. Comunque, dalla mia parte, cottone vuol dire uno che si ammazza di canne dal mattino alla sera, quindi
Mi piace. No, io no. Dammi. Metti a parte i soldi per fare acquisti nei negozi del mondo Pokémon. Ok, va bene, quindi li mettiamo da parte. Prima di tutto mettiamo anche a po' questo Ducklet infame. E io ovviamente devo crescere un po' di più perché sono a livello 5 e i danni che faccio fan cagare. Allora, andiamo in questa direzione dove troviamo un altro Ducklet e attacca Nuzleaf grande. Utilizzo pistola acqua perché... No, ho sbagliato. È indebolito le mosse tipo fuoco, non è che ha aumentato quelle tipo acqua. Sono un demente io. Comunque anche ferro artigli che non ho ancora usato. Male. Tanto qua prendiamo punti esperienza su punti esperienza. Andiamo su. Soldi. Soldi. Una mela. Un'altra mela. E proseguiamo al terzo piano. Scusate, al quarto piano. Ora non so minimamente quante siano i piani in totale, però magari prima che... Devo farci una bella top 5 su Mystery Dungeon. Allora, andiamo di qui. Proseguiamo per la nostra strada. Comunque, anche se vi ho detto che il gameplay lo farò completo, molte volte, quando non si va avanti, in un certo momento ci saranno un sacco di missioni da fare, proprio per poter proseguire nel gioco. Magari quelli non le faccio perché per sprecare un video per fare una parte dove non succede assolutamente niente, bensì devo girare come un demente, magari è evitabile. Quindi, oppure se volete comunque vederle, scrivetelo qui nei commenti, così almeno io faccio video, faccio soldi e mi compro il capture card. LOL. Scherzo, non ho la minima idea di come si faccia. Comunque, dovremmo anche stare attenti sempre per il fattore pancia, che anche in... fortunatamente in questo gioco è ritornato, altrimenti era troppo facile. Boh, ha un senso di sopravvivenza in più. C'è uno strumento qui che è una bacca arancia, la prendiamo subito e proseguiamo. Quindi al quinto piano dove siamo usciti, possiamo salvare il gioco e continuare l'avventura. Ovviamente per il momento continuiamo, perché intanto abbiamo fatto solo 7 minuti, non mi pare il caso di dover staccare. Guardate, guardate che location molto sobria che ho per registrare. Però si vede bene. Anf. Non ci inseguono più. Finalmente abbiamo seminato qui. Beh, vabbè, che cazzo che sono. O almeno spero. Oh, che sfacchinata. Però ce l'abbiamo fatta, dai. Abbiamo salvato la pellaccia. Ma tu guarda cosa mi doveva capitare. Mi ha messo un bel pasticcio, se la sono presa anche con me. Ma io che cosa c'entravo? Beh, comunque, tutto bene quel che finisce bene. Quindi, me ne torno a casa. Vai a casa anche tu e non ficcarti in altri guai. Ma, aspetta un po', avevi detto di essere un essere umano o sbaglio? Un essere umano che viene dal mondo degli umani, sì? Certo che le spari grosse. Ci credo poco poi la gente si arrabbia con te, ma facciamo finta un attimo che io ti creda. Che avresti intenzione di fare a questo punto? Scommetto che non ne hai più la pallida idea. Chiaro, proprio come immaginavo. Ma senti, ce l'hai un posto dove andare? Va bene, scusa, non sono affari miei. Sono certo che te la sai sbrigare da solo senza problemi. Come i grandi. Ma allora, stammi bene. Chi si è visto, si è visto. E se n'è andato. Ma che faccino triste. E va bene, ho capito. Non guardarmi con quella faccia. I Mehaien potrebbero tornare in qualsiasi momento. Non posso mica abbandonarti in un posto come questo. Non c'è che una soluzione. Perché non resti a me finché non si calmano le acque? Vuoi andare a casa di Nuzleaf? Ovviamente dovremmo dire sì, penso. Andiamo, il mio villaggio è da questa parte. È un po' lontano da qui. Quindi stammi appiccicato e fai attenzione a non perderti. Molto probabilmente dovevamo dire per forza sì, altrimenti non ci avrebbe chiesto andare con lui. E così Teo segue Nuzleaf verso il suo villaggio. Attraversano montagne e vallate profonde, fermandosi a dormire sotto le stelle al calare del buio. Finché finalmente... Minchia, era distante e forte, eh. Comunque sembravano quelle scritte quando nei primi Mystery Dungeon cominciavate ad andarvene dalla vostra base, dal vostro villaggio, quando eravate ricercati dalla squadra di Alakazam. Ci siamo, guarda laggiù. Finalmente siamo arrivati. Guarda che bello. Vedi quel lago? Quel villaggio sulla riva è dove abito io. Si chiama Borgo Quieto. Coraggio, manca poco. Perché la Nintendo ha una certa fissazione con i posti che si chiamano Borgo? Teo, l'essere umano trasformato in Pokémon che ha perso la memoria, arriva così a Borgo Quieto.
Lì lo aspetta un incontro molto importante, l'incontro con il Pokémon che diventerà la sua inseparabile compagna d'avventura. Con una grande storia d'amore? O vi frenzionerà a far schifo? Comunque sia, possiamo vedere Pokémon Super Mystery Dungeon, il vero inizio del gioco. Tecnicamente quello, l'episodio di prima, cioè il primo episodio era solamente un prologo. E comunque ragazzi, io per ora termino qui l'episodio. Spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Noi ci rivediamo alla prossima parte di questo meraviglioso gioco, dove vedremo cosa ci aspetta a Borgo Quieto. Faccio questi brevi pezzi perché ho paura poi di farli troppo lunghi, magari con parti sconnesse tra loro, quindi meglio così. Ovviamente non volevo farvi vedere 7 minuti, ma per ora abbiamo cominciato il gioco in sé. Quindi ragazzi, un saluto a Teo, arrivederci al prossimo episodio, vedete la mia mano che fa ciao ciao, e niente, arrivederci alla prossima parte.